Veniva dall'estremo angolo della Sicilia, Giorgio La Pira, da Pozzallo, lì dove oggi attraccano le ondate di disperati in cerca di una vita più degna. Quella vita che avrebbe voluto per ogni abitante della sua Firenze, la città che era diventata la sua casa negli anni 20, da studente universitario in giurisprudenza. La carriera accademica e la conversione religiosa segnano i suoi anni di gioventù. Prima terziario domenicano e poi anche francescano, era la parola di Dio a guidare i suoi passi. A cominciare dall'impegno politico, cui arriva attraverso l'avversione al fascismo e al nazismo, ideologie giudicate anticristiane e per questo disumane. Ricercato dal regime durante l'occupazione tedesca, rifugiatosi in Vaticano, tornerà a Firenze nel 1944. Sarà deputato alla Costituente con la Democrazia Cristiana, sottosegretario al Ministero del Lavoro, ma soprattutto, per tre volte, sindaco della città Gigliata. Il primo mandato del 1951, cui seguiranno quelli del 56 e del 61, volto a garantire casa e lavoro per tutti. Basti ricordare la costruzione del quartiere dell'Isolotto, modello di socialità anche per gli architetti contemporanei, come pure la crisi delle fabbriche fiorentine Pignone, che vide il comune schierarsi al fianco degli operai nelle loro lotte, risolte dalla Pira, convincendo l'ENI di Enrico Mattei a farsi carico dell'opera di rinascita aziendale. Il tempo libero per La Pira era fatto di preghiera e studio, tra gli incontri formativi con i giovani dell'Azione Cattolica della periferia fiorentina e la carità verso i poveri, generata da una sincera e volontaria purezza di vita. I colloqui per la pace tra cristiani, ebrei e musulmani, l'opera di mediazione con Ho Chi Minh per cercare di porre fine alla guerra tra Vietnam e Stati Uniti, la visita del 59 a Khrushchev, primo politico cattolico ufficialmente invitato in Unione Sovietica. Giustizia e pace erano gli orizzonti su cui La Pira camminava per costruire ponti tra nord e sud del mondo, tra est e ovest,